Buona serata, cari amici social follower. Oggi parliamo di questo nuovo video dell'imminente, o quasi, diciamo, pay-per-view della WWE Royal Rumble 2024. Stra sabato e domenica 27 gennaio 2024 in Florida al Tropicana Field. In questo video vado, diciamo, a citare le mie 5 papabili possibili sorprese nelle risse reali, sia per quanto riguarda maschile che femminile, quindi misto. Top 5 sorprese. Però diamo comunque uno sguardo a quella che è l'attuale quasi completa card, dove per quanto riguarda, ad eccezione della rissa reale, abbiamo Logan Paul contro Kevin Owens, che praticamente è la sfida per il titolo degli Stati Uniti. Owens vincitore del torneo, appunto, come primo sfidante al titolo a Stella e Strisce. Roman Reigns difenderà in una sfida a 4 il titolo indiscusso, ovviamente col suo assistente Paul Heyman. Sfiderà Randy Orton, Styles e LA Knight. Nelle risse reali al momento sono stati annunciati questi atleti: in quella maschile Cody Rhodes, CM Punk, Nakamura, Lashley e McIntyre. Quindi 4 atleti di Raw e 1 di SmackDown. Per quanto riguarda la rissa reale al femminile, abbiamo 2 di SmackDown e 2 di Raw. Quelle di SmackDown abbiamo Bayley e Bianca Belair, di Raw Nia Jax e Becky Lynch. Le mie 5 possibili papabili sorprese sono queste. Numero 1, Naomi, che praticamente è giunta, si potrebbe dire, al culmine, al termine della sua avventura in TNA, detta appunto al ritorno della storica TNA, che proprio in questo fine settimana era il primo grande pay per view del 2024, ovvero Hard to Kill. E Naomi, che in TNA è conosciuto come Trinity Fatu, affronterà Jordynne Grace, dove, se tutto procede come va, che torna alla Royal Rumble, quindi dovrebbe perdere il titolo Knockouts in qual di Hard to Kill. Seconda sorpresa, Andrade, recentemente che ha lasciato la compagnia concorrenziale rivale della All Elite Wrestling per, si pensa, potenzialmente ritornare in WWE, quindi quale palcoscenico più particolare, quello della Royal Rumble. Terza sorpresa, Alexa Bliss, che è diventata, possiamo dire, da un mesetto più o meno mamma, ha dato alla luce la sua primogenita insieme al papà. Quarta sorpresa, questa magari un po' più rebus in dubbio, AJ Lee, moglie attuale ormai da un bel po' di anni di CM Punk. Ovviamente la sua situazione, appunto, è tutto un punto interrogativo, tutto un rebus, però chissà se magari per una one night only, appunto per la rissa reale, non possa tornare per la Royal Rumble femminile in questo 2024. E chiudo questa mia top 5 del tanto citato bigliettino con Brock Lesnar,
ovviamente diciamo che potevo anche inserire The Rock, prendendo spunto che il campione della gente, The People Champion, ha lanciato la sfida suo cugino Roman Reigns, però c'è da dire che The Rock è molto molto impegnato con il cinema ad Hollywood, quindi io sono andato verso il nome di Brock Lesnar, che chissà se appunto anche quest'anno parteciperà alla rissa reale e volerà verso un match, si pensa, di prestigio in qual di WrestleMania. Bene, io vi saluto, che dire, di nuovo buon 2024 a tutti, buon pay-per-view Royal Rumble agli appassionati come me di WWE, e ciao!